Ciao a tutti da Carinelle! Finalmente è uscito Little Nightmare 2. Io non vedevo veramente l'ora perché il primo mi era piaciuto tantissimo. Ora, il secondo non ho idea di che cosa tratti. Ho cercato di evitare a tutti i costi di vedere spoiler, quindi lo vedrò questa sera per la prima volta insieme a voi. E mi aspetto comunque grandi cose. Per ora comunque è soltanto una demo perché il gioco ufficiale uscirà nel 2021. In ogni caso, questa anticipazione per me era attesissima, quindi non vedo veramente l'ora di vedere com'è. Che tunnel inquietante. Figo però. Quella là che cos'è, una gabbia? Ah, ok. Qua dobbiamo saltare. Così. Fantastico. Ok, qua devo aprire la grata. Bene. Siamo finiti sotto le radici dell'albero. E sbucchiamo dall'altro lato. Questa che cos'è, una scarpa? Oh mamma! No, ma avete visto che ansia? Cioè, il coso con i cadaveri? Se salto? Salto e mi aggrappo? Non so cosa possa servire, però. E fa. Mi lancio le scarpe per frustrazione. No, ma che ansia! Ma ci sono anche le mosche che ci girano intorno, cioè. Andiamo avanti. Ok, qua bisogna fare attenzione a non cadere giù, probabilmente. E qua che faccio? Salto? Sì, bastava saltare. Ok. Questa foresta è angosciantissima, continuo a ripeterlo. Questa qua è una trappola, vero? Sì. Oh oh! È bello che l'ho anche detto che era una trappola. Ups. Vabbè, comunque si è ripreso velocemente. Proviamo. Ok, sì, bastava saltarla. Non posso arrampicarmici. No. Ok, buttiamola giù allora. Ah, ok. Con il mouse. Ci sono arrivata. Rimango incastrata, se però sto ancora un po' più in qua. E sali. Sali! Ok, salita. Finiamo sotto un masso. Non mi piace questa situazione. Oh no, 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 no. Devo correre, devo correre. Corri, corri, corri. Ok, non ce l'ho fatta. Parti direttamente a scattare. Corri, 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 corri. Sì, ma per quanto? Ah, fino qua. Salvi. Per ora. Momento. Là c'è un cappio. Ma se io vado qua riesco a infilarmi sul tronco? Sì! Dunque, devo riuscire. Vai, aggrappati, vai. Perfetto, perfetto. Ora devo prendere questo e farlo andare giù. Ah, però c'è un contrappeso, mi sa che devo far veloce. Ecco, lo sapevo. Ho sbagliato tasto, non ci posso credere. Devo ammettere che comunque è molto più semplice giocarci con il controller, perché voi non lo sapete, ma il primo di Little Nightmare io l'ho giocato sulla PS4 e adesso invece sto giocando a questo da PC, quindi non mi trovo per niente con il sistema dei tasti. Se devo darvi un consiglio così a priori, diciamo, è proprio quello di giocarci con un controller, perché è tutta un'altra cosa. Ora. Quando mollo devo correre velocissima. Ok. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Oh oh. Qua finiamo male.
Allora, prendiamo un po' di rincorsa. Salta. E poi aggrappati quando... Pensavo si aggrappasse al muro. Devo scendere da sta corda? Ah, ok, no, da qua. Bene. Ok, così è sopravvissuto. Era più facile di quanto pensassi. A questo punto qua basta arrampicarsi. Ok. Ogni volta che c'è da morire, comunque io muoio malissimo. Beh, almeno sapete subito cosa non dovete fare se seguite i miei video. Vediamo, qual è il prossimo modo per morire? Boh, scendiamo. No, era un corvo, era un corvo. Boh. Questa però mi sembra di nuovo una trappola. Scusate, è stato più forte di me, non resistevo. Volevo assolutamente vedere cos'era quella trappola. Ah, ho capito! Ho capito! Forse devo lanciare la scarpa nella trappola, fammi vedere. Fantastico! Sono trappole per gli orsi! Finiamoci dentro! Lo facciamo! Lo facciamo! Lo facciamo! Ok, vediamo come muore male. Beh, la immaginavo più cruenta alla fine come cosa. Cioè, sì, oddio, è schiacciato sto povero bambino. Però non ho visto schizzare sangue. Lo so, sono una persona macabra e triste, poverino. Allora, adesso dobbiamo cercare di schivarli, possibilmente. Quindi passiamo di qua. Questa qua è già scattata, ma io nel dubbio la eviterei. Passiamo di qua. Bene. Qua ce n'è un'altra con un ramo dentro. Ah, ho capito. Dobbiamo farla scattare perché sennò non riusciamo a passare da lì. Quindi proviamo a prendere questo oggetto. Si riesce? Sì. Fantastico. E ce la fai a lanciarlo? Ah, stavolta ce l'ha fatta. Ok. Sbagliavo tasto io. Sto dando la colpa al bambino, ma non è colpa sua. Ho come il sospetto che mi serva di nuovo il ramoscello. Io me lo porto dietro però perché non mi fido. Io lo sapevo, lo sapevo. Le 1000 morti più uno. Poverino, cioè sta facendo una fine ingratissima. Secondo me si sta pentendo di aver fatto scaricare a me il gioco. Lo capisco. Comunque, in effetti erano un sacco sospette le foglie così, eh. Avrei dovuto immaginarlo. Ok. Scattano tutte insieme? Forse no, ma forse dovremmo saltare. Mi sa di sì, eh. Ok. Qua ci sono delle pigne che mi piacciono proprio poco, poco, poco. Ah no, sono da prendere. Capito. Sì, ma se andiamo avanti così, però... Vediamo un po', ce ne sono altre? Sì. Proviamo, dai. Riprendiamo la pigna. Ecco. Ci avrei scommesso. Proviamo ad andare direttamente sul tronco e passiamo da qua. Ah, lì c'è una trappola. No, devo farla scattare. Aspetta. Ok. Ora dobbiamo salire su di qua. Si staccano, dobbiamo fare veloce. Adesso... Qua cosa c'è del cibo? Volevo provare a mangiare, ma non me lo lascio fare. Un gabinetto. È schifo. Un gabinetto così all'aperto è inutile, vabbè, non importa. Ok, ora dobbiamo entrare in casa. Ovviamente la porta sarà chiusa, immagino. Infatti, la porta è chiusa, dobbiamo arrampicarci lì. Oh, allora, io starei sul ripiano perché se scendiamo, secondo me, non riusciamo più a salire. Qua ci faremo del male. No.
No, comunque avete visto lì sul tavolo. Ma qua ci uccidono i bambini. Aiuto. Posso aprire il frigo? Posso aprire il frigo? Cosa c'è? È tutto andato a male. Però mi posso arrampicare. E a cosa mi serve arrampicarmi? Assolutamente a niente, credo. Boh, a questo punto andiamo nell'altra stanza. Ho una paura di andare avanti. Ok, veniamo a vedere le stanze di qua cosa c'è. Questa porta è chiusa? Sì, questa porta è chiusa. Posso equipaggiare un cappello. Momento. Cioè, al posto del sacchetto di carta posso mettermi il cappellino? Aspetta, fa vedere. Siamo al buio, ma... Ma che poi che inquietante è, neanche si vede la faccia. No, 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 io voglio il mio sacchettino di carta alla Charlie Brown perché è bellissimo. Non pensavo si potessero trovare dei cappelli. Che cosa carina. Inutile, però carina. Un'altra stanza chiusa? Ok, allora direi che l'unica cosa che ci è rimasta da fare è andare in cantina. In cantina. Andiamo, andiamo, dai. Ok, lì a destra c'è una porta, ma qua c'è una mannaia. La possiamo prendere? Dai, ci serve un'arma? No, non me la lascia prendere. Bene, ci difenderemo col gomitolo di lana. No, avete visto? C'è un bambino che fa suonare tipo un carillon. Proviamo a lanciare... No, vabbè. Proviamo ad andare comunque nell'altra stanza, magari troviamo qualcosa di più utile. Aspetta, forse dobbiamo prendere staccetta. Esatto. Io comunque sono contenta di aver preso un'arma, sinceramente. Cioè, ma è un corpo quello su cui sto camminando? No, non penso. Però a questo punto non sono nemmeno si così sicura di voler salvare quel bambino. Probabilmente un bambino demoniaco. Lo scopriremo subito. Siete pronti? Giustamente scappa comunque. Io me la porto dietro però perché non mi fido. Ah no, non me la lascia portare. Oh, lo sta andando a salvare. Ma era prigioniero! Guardate sul muro che aveva fatto le tacchette come si fa in prigione. Oh, ma è andato a salvarlo, poverino. Ma perché è scappato? Che ingrato! Posso portarmelo dietro? Adesso dove è andato il bambino? Ah, è sulle scale! Dobbiamo inseguirlo. Secondo me dobbiamo portare il carillon, magari così si fida di noi. Cioè, oddio, non capisco perché dovrebbe fidarsi di un bambino che gli porta un carillon. No, niente, non riesco a saltare col carillon in mano. Speravo fosse una tecnica furba, però, perché magari vedendo quello, non lo so. Gli veniva nostalgia. Ma che, qual è la logica dietro sto pensiero? Non ho idea. Sta scappando in questa direzione. Probabilmente apre lui la porta. Perché è un bambino forzutissimo. È un bambino forzutissimo. Cioè, non ci siamo riusciti noi e lui sì, l'ha spalancata. Momento. Ma sono delle. Non sono delle persone. Il bambino intanto è salito là, ma queste non sono persone vere. Sono pupazzi? Ma hanno del cibo sul tavolo. E l'altro ha la faccia che cade. Ok. Secondo me adesso si animano, eh. Vediamo se si muovono. No, non si sono mossi. Il bambino che sta facendo. Ah, sta aprendo tipo il solaio. Aspetta, ma ti vengo a dare una mano io. Non avere paura, siamo tuoi amici. Fidati. Siamo in trappola anche noi. Ti posso dare un cappellino con una marmotta morta se ti fa piacere. Ah, però adesso che hai bisogno di noi, ti va bene, eh? Devo salirgli sopra? Così? Ok,
Ah, ok, con il peso di due ci siamo riusciti. Scarpe che cadono perché qua è pieno di scarpe. Ci sono dei rumori che vengono dal piano di sopra. Siamo sicuri di voler andare? Ah, lui però intanto manda avanti noi, eh. Grazie, carino sei. Ah, ok, sì, lo possiamo spingere in qua. Ah, in due, ho capito. Probabilmente la dinamica di sto gioco è cercare di fare le cose in due. Da qua possiamo salire. Comunque manda sempre avanti noi, sto infame. C'è una chiave là in alto. La vedete dove c'è il gancio? Qua c'è un buco quadrato. La cosa mi fa supporre che dovrà entrarci una cosa tipo una manovella. Aspetta! Mi vuole dare lo slancio? Ah, ok, ho capito. Dovevamo andare di qua. Ok, dobbiamo trovare un oggetto quadrato. Inchiniamoci di qua. C'è una donna. Aspetta, c'è qualcos'altro in qua? Lo so che ha in mano la maniglia, ma io voglio trovare altri oggetti perché non voglio toccarla. Dai, tira, tira. Oh mio Dio, le abbiamo staccato il braccio. Sta bene, signora? Signora, sta bene? Ah, è fatta di lana, comunque. Ma quanto cavolo inquietante. No, 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 non si può, non si può giocare a sto gioco, non si può. Vediamo, ora che abbiamo la maniglia. Ci siamo uccisi, ma non importa. La metti tu, carissimo? Grazie, bravo. Fai tu allora. No. Cioè, lui la infila, ma fa fare noi il lavoro sporco. No, 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 lo fa lui, lo fa lui. Ah no! Aspetta! Lui forse rimane lì. Ah! Aspetta, adesso devo lanciarmi. Prendila! Sì, ok, ce l'ho fatta. Adesso riusciamo ad aprire quella chiave. Cioè, quella chiave. Riusciamo ad aprire quella porta che aveva il lucchetto. Ah, ok, sì, la tira fuori da solo, per fortuna. Adesso vediamo cosa ci sarà di qua. Ci sono dei bagni all'aperto, molto carini e simpatici. Il bambino non ci segue, perché? Allora, dobbiamo arrivare là in alto. Riusciamo a spingerla insieme? Che dici? Dammi una mano, dai. Il salto della vita ho fatto. Cos'è? Sento un rumore. Io adesso devo riuscire a evitare sto qua. Io mi sa che vado di corsa. Corri, 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 corri. C'è un fucile! Ok, no, non dovevo correre. Ok, riproviamo magari in modalità stealth, perché correre non ha aiutato. Quindi ci accucciamo, andiamo pian pianino. Magari cerchiamo di non beccare quell'asse di legno perché ho paura che faccia rumore. Piano, pianissimo. Cerchiamo di schivare tutti gli oggetti che ci sono per terra. Piano. Mamma mia, ma cosa sta facendo? Le salsicce, cioè, mamma mia. Adesso dovremo passare da sta porticina, ma come... Ah, ok, la spingiamo, mi dai una mano magari? Ok. No, non si sta girando. Ah, sì, si è girato! Oh, mamma, no, 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 no! Oddio, 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 oddio! No, 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 corri, 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 corri! Dobbiamo anche correre a zigzag, non ci credo. Oh, ripartiamo da qua. Corri, 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 corri. Il bambino si sta nascondendo. Devo farlo anch'io? Probabilmente sì. Ok. Qua la cassa mi dovrebbe coprire. Corri, 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 corri. Qua sotto? Scusate, no, 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 aspetto che se ne vada. Io mi accovaccio.
Sta venendo a cercarci? L'altro bambino perché si sposta? Lui avrà capito già tutto. Cosa dobbiamo fare? Ah, mi sta dando la mano? Oh, che carini, si tengono per mano. Andiamo. Ma dove dobbiamo andare? Non so se dobbiamo tornare indietro. No. Dobbiamo andare in qua, secondo me. Io starei giù, acquattato nell'erba. C'è... Ah! Ah, se siamo acquattati non ci vede, meno male. Sì, però siamo in pieno fascio di luce, non ci vede veramente. Oh, mamma. Oh, mamma. Tra un po' finirà l'erba. Tra un po' finirà l'erba. Oh, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Quando siamo lì cosa facciamo? Dobbiamo ricominciare a correre. Corri! Corri, 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 corri! Ma no, sono morta nel buco, non ci credo, ma perché? Vai. Ok. Sono entrata nel buco. Ok, ok, è finito. Fantastico, cioè devo dire, questo gioco è fantastico. Io non vedo l'ora che esca la versione intera. Veramente, cioè sono stra-emozionata, è stupendo. È addirittura più bello del primo, sul serio, sul serio. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, ricordatevi sempre di iscrivervi e attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto, così riceverete le notifiche dei miei nuovi video. E in ogni caso fatemi anche sapere nei commenti se volete che porti poi questo gioco sul canale appena uscirà. Io sono quasi convinta di prenderlo, quindi è abbastanza superflua questa cosa, ma in ogni caso ci tengo che voi mi diate il vostro feedback. Quindi fatemi sapere e alla prossima!